vista della zona bianca che in Abruzzo scatterà il 7 giugno, a Pescara gli operatori sono pronti ad accogliere i turisti. Vediamo come. Ci colleghiamo in diretta con Paolo Durante che si trova a Pescara. Buon pomeriggio Paolo, ti vedo in compagnia di un ospite. E dunque spiegateci come si sta preparando e come si stanno preparando gli operatori del settore in vista della stagione balneare imminente. Sì, grazie Gigliola, buon pomeriggio da parte mia, da parte del tecnico Andrea Berardinelli. Ci troviamo proprio in spiaggia a Pescara per vedere come sta ripartendo la stagione balneare che, lo ricordo, ufficialmente partirà tra qualche giorno, il 1° di giugno, con tutti i servizi disponibili in spiaggia. Spiaggia che naturalmente questo fine settimana è frequentata da diverse persone. Accanto a me c'è Stefano Cardelli che saluto, buon pomeriggio Buongiorno a Stefano, voi, grazie. imprenditore del settore, ma anche presidente di FIBA Confartigianato, il consorzio balneatori che raggruppa oltre 30 operatori del settore. Cardelli, possiamo dire che in quest'estate c'è un po' più di consapevolezza in tutti noi per quel che riguarda il virus, le vaccinazioni, ma anche le protezioni individuali che devono essere usate anche in spiaggia? Assolutamente sì, chiaramente una situazione diametralmente opposta rispetto all'anno scorso, dove eravamo tutti un po' scombussolati da questa cosa. La gente sa e devo dire che ottempera assolutamente a tutto quello che bisogna fare, senza problemi. Dicevamo Ciba Confartigianato, com'è l'umore degli operatori? Allora, non si può negare che c'è una grande richiesta di noleggio delle strutture ombreggianti, un grande entusiasmo, anche perché si è capito che praticamente il mare è l'unica risorsa rimasta per lo svago, per il tempo libero, per rilassarsi. Quindi devo dire che c'è una grandissima richiesta Sono e siamo soprattutto molto. clienti abituali o anche turisti, vedete? Noi abbiamo questo problema che siamo soprattutto residenziali, perché dalle vie limitrofe scendono e vengono al mare, però devo dire che c'è tanta richiesta anche per quanto riguarda l'ipotetico turista. Prima ho detto, ho ricordato, 1° giugno scatteranno tutti i servizi in spiaggia, però un'altra data fondamentale anche per voi, ma per il settore della ristorazione e dei bar in generale, è quella del 7 giugno, quando l'Abruzzo dovrebbe essere in fascia bianca. Sì, giornata storica perché comunque questa limitazione della circolazione delle persone è diventata una cosa molto pesante. Vedo anche che la gente sta iniziando a non rispettare questa cosa, perché chiaramente fare le 11 o le 11:15 non cambia nulla, però è importantissima perché finalmente possiamo lavorare in serenità col massimo rispetto delle Non ci regole. saranno limitazioni di orario per quel che riguarda la circolazione, naturalmente poi ci Assolutamente. saranno le ordinanze sindacali che invece limiteranno gli orari delle strutture, Come ogni come anno, ogni anno. anche prima del Covid, chiaramente chiediamo al sindaco, anzi ai sindaci anche delle città limitrofe, se fosse mai possibile fare una cosa tutti quanti insieme sarebbe un bel segnale, e sicuramente bisogna dare motivo e spazio alle attività che hanno subito 12 mesi su 16 di chiusure, quindi speriamo che tutti siano un po' più tolleranti rispetto a questa tematica che è fondamentale. Un'ultima cosa, Cardelli, per tornare alla balneazione, sono garantiti i clienti massima sicurezza? Massima sicurezza al 100%, chi rispetta e fa rispettare le regole si può fare senza ombra di dubbio. L'importante è essere presenti, attivi e custodi di questa garanzia di libertà delle persone, perché si può fare, è assolutamente una cosa praticabile, perché anche già l'anno scorso c'è stato un feedback positivo da parte della clientela che, insomma, si può fare. Questo l'appello che dico, che i protocolli si possono osservare e la gente può stare in serenità.